incredibile, mai in prima prima posizione, subito bruciata. Eccolo Mighty, come sempre in ultima posizione. Abbiamo moto che volano, gente che muore. Benché Mighty ha partecipato alle prove, è stato buttato in ultima posizione. Ancora non ne capiamo la motivazione. Ma sicuramente il nostro pilota non demorde. Nella sua dichiarazione ha confermato che vorrebbe, diciamo, più che vuole, che vedendo le curve larghe che si avvia, vorrebbe arrivare sul podio. Non si accontenta della top 10, che ultimamente ci ha abituato, o meglio, nell'ultima gara di Spagna è arrivato ottavo, lo ricordiamo, con grande fatica, nonostante era partito quarto sulla griglia. Quindi oggi che parte ultimo vorrebbe arrivare primo, diciamo, proprio coerente come logica. Ovviamente fa un sorpassone, si infila, perde un sacco di posizioni per non cadere davanti a dietro Nepa. Adesso l'ha superato, ma Nepa si presenta, non demorde. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, supera Renati, va in coda a Foggia, vediamo se sfrutta la scia di Foggia. Tenta di superarlo in curva, ci riesce, ma viene toccato, perdendo un po' di secondi preziosi. Vediamo che Mighty tenta sempre il sorpasso in curva, cercando di fare dettagli un po' alternativi. A volte funziona, a volte tocco ancora per Mighty, che lo manda fuori pista. Supera ancora un po' di posizioni, ha appena diminuito il power, taglio pista, ma non viene considerato, molto probabilmente perché accorgendosi dell'errore ha rallentato. Purtroppo Mighty, abbiamo chiesto l'ultima volta in un'intervista a Mighty, che è diventato un po' un provocatore di incidenti. Lui si è difeso dicendo che è stanco di subire tutte le sportellate che si prende. Qui taglio curva netto, diciamo un po' di furbizia, di mestiere nel pilota. Vuole sfruttare anche qualche taglio curva. Possiamo essere d'accordo con lui oppure no, ma sicuramente è una strategia del team. Rischiandosi long penalty sarebbe grave, ma ci sta. Ecco che si avvicina alla testa del gruppo. Davanti al Coba, andiamo qua nella parte lanciata,
riesce a superare, e però tutte le volte in curva perde, chiede scusa al cordolo, ma non può rischiare di cadere come un banano dall'albero di banane. Sta tentando di ogni leggero taglio di curva, cade in incidente provocato da Mighty. Sembra diventato un esperto nella toccata e fuga. Adesso ci troviamo davanti a Garcia, che viene superato scioltezza, Rodriguez, Arts, Maite ancora in piedi, non vuole mollare, occhio alla Benza. Curva stretta per lui a questo giro. Sesto, incredibilmente non è mai arrivato a questa posizione. Alta sportellata, ma lui rimane in piedi, non si fa intimorire. Ecco che supera, e arriva secondo in questo slancio grazie alla sua moto molto performante in questi slanci. Ma ecco il superamento nuovamente di Bin Laden, parente anche lui ovviamente, e davanti ci troviamo a Costa, parente anche lui delle crociere Costa. Ecco una curva un po' larga, Binder si è messo davanti, viene superato, inutile che ti guardi dietro, il nemico ce l'hai davanti. E Acosta sempre in prima posizione, prima volta che Mighty taglio pista per lui, ancora una volta bisogna fare attenzione. Binder ancora che pressiona Mighty col suo posteriore. Seconda posizione per Mighty, sesto giro, qui non dobbiamo sbagliare. Credo che voglia arrivare prima a tutti i costi, ma anche una seconda posizione sarebbe alquanto una grande vittoria per lui, sarebbe la prima volta. Ecco l'ultimo giro, Mighty lanciato su Acosta, sorpasso, toccata e sorpasso. Incredibile, Mighty in prima posizione, subito bruciata. Vediamo se riesce a sorpassarlo di nuovo. Curva strettissima. Non morda, non demorde. Qui c'è molta paura di sbagliare. Costa un osso duro. Ottima curva, Costa cade. Incredibile, Costa cade. Mighty alla strada libera. Sono tutti dietro. Qua Mighty non deve sbagliare. Incredibilmente Mighty in prima posizione. All'ultimo giro mai successo nella sua carriera. Ecco, va subito a Costa.
Ultimo giro! Secondo, non ci credo. I protagonisti di questa emozionante gara stanno completando il giro di rientro. Secondo, Mighty, non ci credo, bruciato all'ultimo secondo. Non è possibile. Bruciato all'ultimo secondo da McPhee. Acosta è sparito praticamente dalla classifica. Undicesimo. Che beffa, è stato primo per tutta la gara. E l'ultimo, da un incidente causato di Mighty, è andato undicesimo. E McPhee ha rubato il podio, la prima posizione. Incredibile, comunque è un ottimo risultato. E Mighty balza nono, superando 5 posizioni. E McPhee terzo in classifica, Costa quarto. Comunque una buona posizione, peccato per il primo posto che era nelle sue mani. Comunque contentissimo, vediamo qua la premiazione. Levati sto cavolo di casco una volta nella vita. Vogliamo vederti in faccia. Vediamo l'allegria. Bacia la gente con il casco, non so come faccia. Sta baciando praticamente il suo stesso casco. Ve l'avevo detto, non sono un ciuccia ruote, come è stato descritto ultimamente. Mica, ma non mi fai della primazione, oh. Cioè, che sale sul podio, non me lo fai vedere? E sicuramente Mighty avrà un ottimo ricordo della pista di Le Mans. Prossima settimana siamo a Mugello. Fantastico.